Mira, per me Firenze e la Toscana, e penso che per tutti i norvegesi, ha un gran significato come un po' il capitale culturale d'Europa, no? L'ambasciatore della Norvegia fa tappa in Toscana. Un saluto al presidente della regione Eugenio Gianni e al console onorario della Norvegia per Toscana e Umbria, Pier Ettore Olivetti Rason. La Toscana ha avuto grandi personaggi come Dante e Machiavelli. In Norvegia penso che tutti sentiamo Firenze e questa regione un po' nostra perché è europea, dice l'ambasciatore, che oltre al presidente Gianni ha incontrato anche il sindaco di Firenze, Dario Nardella, per poi partecipare ad un convegno all'Istituto degli Innocenti sul contrasto all'hate speech, religione e violenza, la stessa che quotidianamente viene ripresa nel conflitto Russia-Ucraina. La Norvegia è uno dei paesi ai massimi livelli per le forniture energetiche, una nazione che fornisce all'Unione Europea il 25% di gas naturale. Non c'è molto di questo gas che arriva in Italia proprio, perché è soprattutto per il mercato di Germania, Francia e altri paesi più a nord, ma esiste anche una produzione del GNL nel nord della Norvegia, e ha avuto alcuni problemi di produzione lì, ma in questo momento stiamo producendo al massimo per poter aiutare l'Europa in questa situazione difficile. In un panorama segnato dalla pandemia e dalla guerra in Ucraina, anche l'attività consolare ha subito una battuta d'arresto. Il Covid è stato uno tsunami che ha colpito purtroppo anche l'attività consolare, sia dal punto di vista della rappresentanza che dal punto di vista meramente amministrativo. Non ci sono stati più eventi di rappresentanza, non ci sono stati più contatti perché chiaramente il mondo era fermo e allo stesso modo sotto il profilo dell'attività meramente consolare c'è stato anche molto poco movimento di norvegesi in Italia o di italiani in Norvegia. Causa naturalmente la pandemia ed oggi la guerra.